Presidente Vasai, questo è un giorno importante perché serve a rilanciare una parte importante della provincia di Arezzo come la Val di Chiana, soprattutto coinvolgendo nel progetto giovani e studenti. Sì, devo dire che questo è un progetto interessantissimo. Ho dato un'occhiata proprio poco fa. Il coinvolgimento di una valle importante per la Toscana, ma sotto tanti punti di vista. L'ultima, ma che non è una scoperta, lo sapevamo, l'importanza è quella legata al riordino per togliere la Padude e fare diventare la valle agricola per eccellenza. Noi siamo la zona a più alta concentrazione di frutteti della Toscana, da un punto di vista agricolo è la zona più importante della Toscana. Noi abbiamo fatto questa esperienza, oramai siamo alla sesta edizione di questo progetto Centro Itinerari più Uno, che ha avuto gran successo dove l'abbiamo già eseguito, quindi a questo punto ci allarghiamo verso la provincia aretina e speriamo che possa avere anche qua il successo che ha avuto nelle altre zone. Professor Stopani, siamo qui per parlare di un territorio importante come la Val di Chiana, come rilanciarlo e soprattutto come avvicinarlo anche ai giovani. Ai giovani, diciamo, e ai turisti, perché direi che la Val di Chiana è una delle subregioni toscane da riscoprire.